Simonetta Valle pronta, un'altra sfida, sempre col sorriso e sempre quella tenacia che ti contraddistingue. E beh, ma se non c'è la gioia di fare questo sport e questa attività, e non c'è anche la testardaggine per poter arrivare a ottimizzare il rendimento delle ragazze, è inutile fare questo mestiere. Hai calcato i campi dalla Serie A anche a livello internazionale fino al mini volley, fino all'Under 12. Cosa ti regala ancora la pallavolo a livello di emozioni? Intanto lo faccio con tanta passione e con tanto trasporto. La cosa che mi emoziona di più è il rapporto con le ragazze, perché è quello che mi arricchisce quotidianamente. E poi il resto è l'agonismo. Io sono un agonista di natura, mi piace vincere se gioco a ping pong, mi piace vincere se faccio pari e dispari. Figurati se non mi piace provare a vincere anche nella pallavolo. Tua più grande vittoria, quale può essere stata? Una sul campo, magari una partita, una finale, chiamiamola playoff, o vedere una crescita di una ragazza arrivare ai massimi livelli? Sono due vittorie belle entrambe, però... La vittoria sicuramente più sensazionale è la finale di Coppa Ceva ad Ankara, con un palasport pieno di turchi che ci minacciavano in tutti i modi. Però la vittoria vera è aver portato giocatrici come Emanuela Leggeri sul tetto del mondo, capitana della nazionale che ha vinto il mondiale a Berlino, e quella è un'altra grande soddisfazione. Sono i due binari su cui corre l'attività dell'allenatore: da una parte la formazione delle atlete, dall'altra le vittorie sul campo. Ne hai cresciute tante, no? Un'altra è Federica Lisi, Manuela Leggeri, campionesse dentro, campionesse donne prima e poi dopo atlete di grande livello. Si forgia il carattere? Io faccio l'attività sportiva per questo motivo, perché secondo me facendo un'attività di livello, con degli impegni seri, la continuità dell'impegno, del lavoro, eccetera, si forgiano i caratteri, si insegna a queste ragazze ad avere degli obiettivi e a fare di tutto per raggiungerli. Poi non è detto che si raggiungano tutti, però l'importante è il percorso che gli facciamo fare. Quello è un percorso di crescita individuale, personale. E allora tu hai citato Federica Lisi, che è una mamma coraggio, perché con 5 bambini porta avanti una famiglia, anche lei sempre col sorriso, sempre con questo grande amore per questo atleta che era Bovolenta, e questo è un altro successo dello sport fatto bene. Simonetta Valle, risorsa importantissima a livello tecnico ma a livello umano per Olimpia Roma. Hai sposato, abbiamo detto all'inizio, questo progetto. Perché? Perché vuoi stare vicino alle giovani per farle crescere e emergere ancora? Perché è un progetto che punta a far crescere un gruppo di ragazze che sono talentuose, perché non dimentichiamo che queste sono ragazze che hanno vinto scudetti, non stiamo parlando di ragazze qualsiasi. Quindi sono atlete che hanno però ancora davanti a loro un grande curriculum da percorrere, perché comunque hanno 16 anni, sono del 99 e hanno ancora grandi possibilità. Quindi il progetto è farle crescere, ma cercare di raggiungere anche degli obiettivi. Quindi non una crescita fine a se stessa o estetica, mettiamola così, puramente tecnica, ma tecnica e agonistica in contemporanea. Ce l'ha ancora il cassetto da poter aprire Simonetta Valle e trovare lì dentro un sogno? Io i sogni ce l'ho sempre, perché senza sogni non si può vivere. È un'altra delle cose che io insegno a queste ragazze, che spesso non hanno sogni perché hanno già tutto. Purtroppo è la nostra società, sono le nostre famiglie che danno tutto a queste ragazze. La scuola non gli chiede grandi impegni, purtroppo, lo dico con un po' di amarezza, e quindi l'unico impegno vero che va al di fuori è questo dello sport, però sognando di raggiungere
qualcosa, degli obiettivi che devono essere non esagerati, però devono essere raggiungibili e vanno sognati